27 settembre a Perugia la notte europea dei ricercatori è Sharper. Sharing research expressions for evidences and resilience. La creatività di ricercatori, artisti e comunicatori apre i luoghi storici, i musei, le piazze e le strade di Perugia alla curiosità di ognuno e alla passione per la scoperta. Girerei la domanda anche al professor Maurizio Oliviero, docente di diritto pubblico comparato, nonché a partire da novembre futuro rettore dell'Università degli Studi di Perugia. Dicevamo prima che c'è un grosso problema per quanto riguarda la difficoltà a far uscire l'Accademia, l'Università al di fuori, e questo è un problema grosso, perché se poi dopo si diffondono sentimenti di intolleranza, di odio, ma anche di pseudoscienza e di credenza ai confronti di cose che non hanno validità scientifica, è un problema. Allora, da questo punto di vista, ecco, qual è la responsabilità di un ricercatore, di un docente? Allora, buonasera a tutti. Dove eravamo rimasti, eh? Consentitemi solo una brevissima digressione, perché mi sembra di tornare a casa. Questo microfono per me non è un microfono sconosciuto, meglio. Voi siete stata radiofonica, per me è stata forse una delle più belle scommesse, che abbiamo fatto insieme a tanti giovani. Quello che sto per dire forse introduce anche quello che poi sarà il tentativo di dare risposta ai vostri interrogativi. Grazie per quello che avete fatto per tutti i giovani, non solo di questa città e di questa università, per quello che avete fatto per i giovani delle università italiane, perché questa è la radio che ha messo in moto la grande rete delle radio universitarie. Grazie per tutti quelli, ne ricordo uno in particolare che oggi non è più qui con noi, che con l'entusiasmo che vedo anche qui oggi, forse dobbiamo anche a lui quel qualcosa in più che dobbiamo cominciare a fare tutti. La comunicazione scientifica. Voi qui adesso, io vi ascoltavo con grande attenzione, io credo che, lo dico senza retorica, una delle prime cose che dobbiamo fare, visto che tu me lo chiedi da docente, ogni tanto è parlare un po' di meno e ascoltare un po' di più. Quindi io non avrei parlato, vi avrei ascoltato. Certo, man mano che vi ascolto però faccio delle mie considerazioni. La prima questione però che vi vorrei sottoporre, ma perché ci possiamo riflettere un po' tutti, la comunicazione richiede un linguaggio. E forse il primo interrogativo è, interroghiamoci, qual è il linguaggio che noi stiamo utilizzando? C'è un equivoco che secondo me è arrivato il momento di affrontare e di risolvere definitivamente. Abbiamo vissuto il tema della ricerca, questo incide anche sulla comunicazione, fin qui forse un po' troppo a compartimenti stagni. Vedete, non più tardi di qualche mese fa ero impegnato in una campagna elettorale e dovevo ancora provare a dire che nell'accademia, nella scienza, in un luogo, questo per me è il luogo più sacro, uno perché è pubblico, due perché dovrebbe permettere a tutti di diventare, come dire, raggiungere i livelli più alti. C'è un problema di fondo. Continuare a ragionare tra scienze dure e scienze umanistiche, tra le scienze umane e la tecnologia, scienza tecnologica. Ora, prima usciamo da questo equivoco e prima ci appropriamo un po' tutti di un nuovo linguaggio. Vi propongo una riflessione. Ma non sentite forse il bisogno di riappropriarci tutti del governo dello sviluppo tecnologico e della ricerca stessa? Non pensate che forse è arrivato il momento di interrogarci su come governare al meglio le innovazioni, la ricerca? Non pensate che forse la ricerca può diventare, lo dicevo prima, il vero strumento di equità sociale, il vero elemento di sfida su cui ci dovremo misurare nei prossimi anni? A me viene un po' da sorridere quando noi ci preoccupiamo del tema delle migrazioni. E allora, ma guardate che da scienziati, insieme agli antropologi, insieme ai sociologi, insieme ai genitori, insomma chi si occupa delle scienze, ci potrà spiegare che ci sono dei fenomeni che appartengono alla ciclicità della storia, della natura, e che forse sono le vere sfide che dobbiamo intercettare. Allora, cominciamo a parlare un linguaggio che ci permetta innanzitutto a noi che ci occupiamo di ricerca
di dialogare. Noi dialoghiamo veramente poco. Horizon, dal prossimo anno, ci metterà di fronte a una grandissima sfida. La ricerca, quella che continuiamo a chiamare la scienza dura, dovrà essere accompagnata dalle scienze umane, quelle umanistiche. Cioè ridare alla persona una centralità sul governo dello sviluppo tecnologico. Seconda considerazione, quindi il linguaggio, i mezzi di divulgazione di questo linguaggio. E i mezzi di divulgazione, consentitemi di dire, forse è la conseguenza di quella mancata condivisione di linguaggio. Vogliamo provare a... proviamo a fare un gioco. Individuate una patologia qualsiasi nel campo medico, digitatela su Google, troverete almeno 12, come dire, visioni, prospettive completamente diverse. Ma la domanda che io vi pongo: come faccio io a decidere di fronte a quelle proposte di offerte che ricevo da una rete, qual è la risposta scientificamente attendibile? Noi oggi ci consegniamo completamente, come dire, a questa modalità di divulgazione scientifica. Però nessuno di noi ha la certezza, quando sta dall'altra parte, di fronte a quella macchina, di dire: ma di questi 4, 5, 6 siti a cui che ho interpellato, qual è quello autorevole a cui posso fare affidamento? Qui il ruolo delle università, perché le università hanno l'obbligo di entrare, calcisticamente si direbbe a gamba tesa, e di dire: fermi tutti, altrimenti continueremo a porci la domanda: ma i vaccini sì o i vaccini no? Altrimenti avremo tutti quella macchina straordinariamente democratica, però crea una asimmetria molto pericolosa. Cioè, diventare tutti uguali non significa che siamo tutti uguali, perché se uno scienziato e un gruppo di scienziati mi dice che da un punto di vista scientifico la quasi verità sta lì, io devo riconoscere a quegli scienziati un minimo di credibilità. Poi ognuno può avere le proprie prospettive di analisi critica, ma discutiamo tra pari, altrimenti creiamo una confusione sulla comunicazione e sul linguaggio che ci porta anche a perdere il senso dell'orientamento. Poi io guardo voi giovani, per favore, non voglio più sentire che i giovani oggi stanno vivendo il momento più difficile della storia di questa umanità, perché se sento dire questo, io benevolmente un po' mi arrabbio. Voi avete invece la più grande occasione, la più straordinaria delle occasioni. Voi oggi avete la tecnologia, avete dei maestri, avete le università, potete muovervi da un luogo a un altro con grande facilità. Dovete solo avere il coraggio di alzarvi in piedi e non aspettare che qualcuno vi consegni necessariamente qualcosa. Andatevelo a prendere, siate curiosi, siate ambasciatori di ognuna delle piccole conoscenze che ricevete e, perché no, mettetele in discussione, abbiate il coraggio di metterle in discussione, ma non vivete della sola contestazione: i nostri padri, i nostri nonni ci hanno distrutto tutto. No, i nostri padri, i nostri nonni, con molti errori, però ci hanno dato una giornata come questa, che probabilmente 30-40 anni fa non sarebbe stata possibile. E vi faccio io una domanda a questo punto, a cui vorrei una risposta. Ma voi che ci chiedete di comunicare, una migliore comunicazione, sono d'accordo, eh? Dal 1 novembre io mi insedierò come rettore di questa università e vi dico da subito: accetto la sfida, l'accetto. Ma la sfida, siccome vi considero pari, non parte antagonista della comunità, voi siete pari di questa comunità, non siete una controparte, la sfida che vi pongo è: mettiamoci seduti e vediamo come comunichiamo e come dialoghiamo. Quanta socialità esprimete nella vostra quotidianità? Quanta? E quanta socialità digitale di connessione invece esprimete? Quante volte vi sforzate a sedervi su un tavolo e a discutere guardandovi in faccia, argomentando su questo o quel tema, sul buco nell'ozono, sul futuro, sul ricollocare l'uomo al centro dello sviluppo tecnologico, sulla crisi economica? No, voi vi lasciate andare a una battuta su 120 parole su un tweet, su uno sfogo fatto su Facebook. Allora dovete faticare un po', accettare di sedervi, guardarvi in faccia e discutere, perché è una fatica molto grande.
Però vedetemi, lo sfogo dentro una rete che non ti può rispondere, con cui non ti puoi misurare, non è un momento di crescita. È un momento, come dire, che accresce la distrazione di massa. E allora la sfida è: dal 1 novembre sono disposto, sediamoci tutte le volte che volete. Io vi ascolterò, forse imparerò qualcosa, ma abituatevi a discutere relazionandovi umanamente. La tecnologia sia il passo successivo, non quello che vi precede. Tantissimi auguri. Giornata straordinaria, rendeteci orgogliosi del nostro futuro che vi consegneremo, e un grazie a Radiofonica. Il 27 settembre a Perugia, la notte europea dei ricercatori è Sharper. Sharing Researchers' Passions for Evidences and Resilience. La creatività di ricercatori, artisti e comunicatori apre i luoghi storici, i musei, le piazze e le strade di Perugia alla curiosità di ognuno e alla passione per la scoperta.